Loro non credevano nell'amore. Pietro, la dottoressa Valletti. E invece ci manca l'amore. Loro volevano innamorarsi. Mi mancano i bambini, io ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E invece vattene, Pietro, vattene. La mia vita fa schifo, non ho un uomo, al lavoro mi massacrano. Mi ha abbandonato, mi ha lasciato da solo, con una figlia, in un anno. Solo Alex e Nikki credono ancora nell'amore. Scusa, ma ti voglio sposare. Dopo le 360.000 copie vendute finora del suo ultimo romanzo, Scusa ma ti voglio sposare, Federico Moccia ha pensato bene di riportare sul grande schermo la storia d'amore tra il quarantenne Alex e la ventenne Nikki, diminutivo di Nicoletta, insieme a tutti gli altri personaggi di Scusa ma ti chiamo amore. Gradino, eccoci qua. Vieni, vieni. Ferma qui, non ti muovere. Ferma. Ta-tan. Casa nuova per noi, eh? E c'è molto più spazio anche per te per venire quando e quanto vorrai. È una commedia, mi trovo molto bene, è divertente. Trovo che fare le commedie è sempre un momento di grande allegria. Ti diverti sul set, c'è un grandissimo clima di collaborazione, non devi soffrire, quindi siccome già siamo in un mondo pieno di problemi, di crisi e che comunque ci portano a pensare, no? A pensare, ogni tanto a essere più superficiali, tra virgolette, e sognare è una cosa bella, positiva anche per chi lo fa. Tanti auguri ad Alex, che tra poco, da unico dei suoi amici non sposato, diventerà l'unico sposato non separato. Grazie. Ma come te va? Grazie dell'incoraggiamento. Realmente sei riuscito a toglierti l'angoscia, finché morte non vi separi. Ma a me è divertito molto questo secondo capitolo. Da un punto di vista egoistico, forse anche perché si sono sviluppate molto di più anche le altre storie, non soltanto quella del protagonista, ma è bello vederle a confronto tutte insieme, quindi vedere sviluppate anche le altre storie, anche per confrontarle tra di loro. A volte quando si fanno i sequel sembra che i film sono più, magari possono essere meno belli del primo. In questo caso il film è più bello del primo film, secondo me, perché Federico ha approfondito i personaggi, le storie sono è un film più corale, mi ricorda un po' quei film degli anni 60 dove c'erano le due famiglie che lottavano per i fidanzati. Certo che sono proprio da manuale, 37 anni, separata e ora confusa. Ma lo amo ancora. O è solo paura? Ci sono tanti cambiamenti, nel senso che le coppie degli amici di Alex hanno tante avventure, chi si lascia, chi si riprende. Però anche un film molto divertente, quindi ci sarà anche da ridere. Quest'estate ci divertiremo un casino a Ibiza. Guarda qua, sarà bellissimo. Vi giuro che appena arrivo entra l'amnesia e non esco finché non ho perso la memoria davvero. Ecco, brava, così la smetti di pensare a quel cesso di professore No Global con cui vai a letto. Ma ve l'ho già detto, da oggi la musica è cambiata. Sono ufficialmente in cerca di una storia vera. Sono tutti sicuramente cresciuti e maturati, anche il mio personaggio ha subito un'evoluzione radicale. L'abbiamo lasciata nel primo film che si era comunque stancata del fidanzato troppo noioso, la ritroviamo in questo sequel un po' molto, molto direi cambiata e stanca un po' dell'amore, ma forse anche alla ricerca di quello vero, quindi vediamo. Sì, mi piace davvero Tobia, direi. La verità è che non soffro più per te, Pietro. E non credere che sia stata facile la nostra separazione. Ma tu, una donna, non saprai mai rispettarla. Stamattina si parlava di crisi dei quarantenni, lei che ne pensa? Ma io penso che io ho avuto dei grossi momenti di crisi, ho tre figli con uno e non siamo, cioè praticamente non lo vedo da un sacco di tempo, quindi però poi a un certo punto mi sono innamorata, quindi penso che l'amore poi può vincere su tutto, davvero lo credo, cioè anche se non ci credevo più ero proprio disincantata, invece poi l'amore può darti la forza e il coraggio di portare avanti delle passioni, delle scelte, capito? È importante, una passione che ti porta avanti, che ti fa crescere. Medusa Film e Arella Film presentano Dopo Scusa ma ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare. Il nuovo film di Federico Moccia. Dal 12 febbraio al cinema.